Buonanotte da Radio SimCity. La radio che speriamo possa farvi compagnia o quello che volete voi durante questa lunga, lunga notte. Nel buio della notte si perdono i colori che durante il giorno cerchiamo di... Ma che sto dicendo? È arrivata una richiesta su WhatsApp, mi è caduta pure la penna. Sì. La vogliamo leggere insieme? Leggiamo, c'è un nostro amico che ci chiede di dedicare la canzone di Luca De Vivo a sua sorella che vive all'estero. Che carino. Ma sua sorella vive all'estero, quindi la mia domanda è: come farà a sentirsi sua sorella se vive all'estero? Ah, perché uno per sentire una canzone deve stare azzeccato al fratello che vive qui in Italia. Abbiamo fatto una domanda, ma sa che sarà una notte lunghissima. Lunghissima proprio. Vivi la tua vita, goditi la vita, è unica, è solo tua. Un nuovo tempo di sicuro ci sarà, cadrà tutto che lega non ci può sta. Io mi ispiro a Nino D'Angelo, le tematiche sono le stesse, il maestro le affrontava... Le affrontava in modo differente, se va male pure, mi parla la davo, mannaggia. Goditi la vita, canta e fai l'amore. Ah, Bucchina! Come se ti si aprisse una stanza con sì, una porta sì. E poi dentro la porta c'è un'altra stanza con un'altra porta, con un'altra stanza, con un'altra porta, stanza, porta, stanza, porta. Hai capito? No, ho capito. Come cioè, no? È un appartamento, non è una cosa. Vabbè, chiediamolo al prossimo ascoltatore. Pronto? Pronto? Ah, pronto! Salve, buonasera a voi. Io sono Maria. No, ho chiamato solamente per dire che secondo me Fabiana c'ha ragione. Ah, sulla questione porte che si chiudono e si aprono, dici? Eh sì, le canzoni per me sono come una chiave che ti portano da qualche altra parte. Visto? Senti Maria, tu quale chiave vorresti usare questa notte? La mia chiave preferita è Daniele Marino. Ah, e noi ce l'abbiamo, eh? Chissà in quale mondo ci porterà a aprire porte e trovare stanze. Dai. Tu non rispondi su male. Io provengo da Pescara, però sono nato in Basilicata. La canzone napoletana mi dà emozione più di qualsiasi altra tipo canzone italiana o canzone straniera. Londra, Parigi, Berlino. Lui? Sì, un'etichetta indipendente. No, lui non ha creato un'etichetta indipendente. Scusa, lui è un'etichetta indipendente. Non si può parlare, vabbè. Pronto? Ciao a tutti, io sono Sara. Vi volevo fare i complimenti per la trasmissione. Che ci mancavano. Oggi sembra sempre tutto scontato che ricevere un complimento anche semplice sembra una cosa rivoluzionaria. Che cosa ci vuoi raccontare in questa notte rivoluzionaria? Io ce l'avrei una storia da raccontare. La mia. Da un ragazzo in una serata mia particolare. Come dite che si chiama? Lisa, sto occhiali intellettuale. Lisa, è bella Lisa. Pare ingenua, pare. Martina, fa male! Martina, fa male!
Perché? La solita dosso. Allora. Stronzilla. Già fa che le carichi. Triste storia. Vabbè, però non è detto, magari la storia cambia percorso, lei si sposa. Appunto, sempre più triste questa storia. Sei pesante. Io? Sei pesantissimo. Vabbè, invece voi che cosa ne pensate, amici all'ascolto? A proposito, guarda che arrivano centinaia di tweet, guarda, che sono tutti dalla mia parte. Centinaia? Vabbè, decine. Stefano, ne è arrivato uno e annuncia gli sconti alla Feltrinelli. Ma siamo malefici stasera, proprio. Vabbè, qualche secondo di pubblicità, tra pochissimo ancora, in diretta nella grande notte di Radio Sim City. Avete mai pensato con quanti segreti abbiamo a che fare nella nostra vita? Si sentiva bene la mia voce durante la telefonata, sì? Tutto bene. L'unico che non sentiva bene era Stefano. È l'età. È l'età. No. E ora un'ottima notizia per chi ragazzi, vuole perdere peso da New giorno e notte e da anni aiuta. Minuto e 30, poi ci sono le news, ok? Ragazzi, andiamo. Preparato non mi siamo studiato, ognuno sapeva che va da fa. Qua spietta fuori la banda da macchina appicciata, non va sto tuo motore, non tremba. E non tremba. Siamo trasudati in da parrucca e barba finta, con due pistole figlie e mangia cinta. Tutto cuccato in terra, sino che scoppia a guerra, fa impressa, che io sappia. Ma dove sei? Cominciamo a sapere da dove sei.
queste le entrate, eccola qua. E ce n'è un'altra di qua. Ma sono due entrate. No, ma di qua o di qua dobbiamo entrare? Noi entriamo fatemi qua, capire. Qua. No, ma stiamo sbagliando, è da quest'altra parte che dobbiamo leggere. Ma loro non avete capito. Di qua ti legge. Ah, questa è la piantina. Questa è la piantina. Sì, allora, ecco qua. Dimmi una cosa, ma è cambiato un caso. A tutti. Ma non lo facciamo per passione, per lasciare un qualcosa di noi, domani i nostri figli, i nostri nipoti, cioè quando un nonno che le bacino, questa è la cosa. Noi quindi non sperate di diventare nessun... Non spero di diventare avanti a nonno o altro, perché c'è stato questo. Avanti a nonno. Tu? No, ho detto, non spero, cioè non voglio dire non devi nemmeno pensare. Non lo penso proprio, io ho detto, però lo faccio così perché mi piace. Tu dai, perché lo fai la tua, scusa? Vuoi dire che io diventerei un brunello? Vediamo, abbassa, fa piacere. Ma restiamo come siamo? A Torino, a Torini. A Torino? No, a Torini, a Torini. A Torini, ma... Attore, è una parola grossa attore. Ecco, siamo due persone che si divertono a fare questa cosa. Sperando di dire che ci aiuta sempre. Ci aiuta sempre a dire. Ah, ma scusatemi, ma Raffaele dove sta? Raffaele dove sta? Eccolo là! No! Come no? No! Sì! Ma tu così! Ma rapinatore! Ma tu mi avevi detto che devo essere un rapinatore! Raffaele, vieni qua. Allora, Dico, forse... Raffaele, spogliati. Aspetta un po'. Spogliati un po' perché qua... Benissimo! Ma... Allora, io dicevo, tu entrando così, tutti se ne accorgono che dobbiamo fare una rapina. È normale. Come è normale? Ma devo essere un rapinatore e il colpo fallisce così perché subito ci arrestano. Ricordati dell'Equitalia, ricordati dei tuoi figli, Raffaele, ricordati dello sfratto che c'hai addosso. Ricordati che nella vita non hai mai tenuto un soldo in tasca, mai. E come lo so? Fratello caro, Raffaele. Quando dobbiamo andare? Almeno ci provo, sperando di riuscirci. Stefano, ultima dedica. Ce la fate? Sto scrivendo il testamento. Quale testamento? Il suo. Ma... Eccola, Giovanna. Arriva. Ultima dedica della notte di Radio Sim City. Giovanna, ci sei? Eccomi. Giovanna, stai finendo la nottata o iniziando la giornata? Guarda, in realtà non saprei dirlo perché soffro di insonnia. Però vorrei ascoltare una bella canzone d'amore. Ce l'ho! Ma chi, tu? Ce l'abbiamo! Ah, meglio! Eccola qua! Non mi ha così capo la sa chi t'ha voluto bene come fatte tu. Sai che tutto malafatte, ho toccato un culo, e
non se leve più. Perciò se aere da cerato cuore, e a stasera ti rimango fuori a questa vita. Scherzano sempre. Torno dopo per l'ordinazione. Ma perché? Secondo te quella lì sa distinguere un Mercedes da una BMW? Hai ragione. È già tanto sia una macchina. Oh, Serena, ma chi è quel ragazzo seduto lì a tavola? Guarda come ti guarda. È proprio carino. Ma figurati se sta guardando proprio me. Ma sì che ti sta guardando. Ci sta provando. Vai, vai, prendi l'ordinazione. Se ci dovessi uscire però, sì, dire almeno di passare prima dal parrucchiere e di mettersi un vestito decente addosso. E dai però, non fare la strega. In fondo è anche carina. Carina. È quella che ritorna. Andrew? Ma come è avvenuto il miracolo? Ci potete spiegare esattamente dove e come è avvenuto questo miracolo? È stata una cosa bella. Eravamo a pellegrinaggio io e il mio amico, mentre camminavamo, e ho visto che a un certo punto nei miei occhi si accendevano dei punti bianchi e dei punti neri. Ma come abbiamo letto dai giornali, eravate più di 30, non eravate solo voi due. E noi non ci vorrei. Ah, ho capito. E ci raccontate esattamente dove è avvenuto? Veramente è avvenuto al pellegrinaggio della Madonna. Noi, mentre camminavamo, come dicevo prima, dei punti bianchi e neri, mi sono trovato su questo monte con una luce bianca. Un fiume. Ma era un monte o un fiume? E noi non ci avevo. Appunto, non ci avevo. Ce la faccio pure da solo, ce la faccio. Sì, bellissima. E mamma non ci sta. Lasciami stare, ce la faccio. Serena, ma è successo qualche cosa? Dove corri? Serena? Le parole mai leggere tra di noi, le parole.